con due scuole, in particolare l'Istituto Amaldi di Novi Ligure e l'Istituto Saluzzo Plana, che nel frattempo è diventato Istituto Eco di Alessandria, all'interno del bando Extragram della Fondazione Compagnia di San Paolo, nato con l'obiettivo di contrastare il rischio di abbandono scolastico, e sappiamo che è uno dei temi più importanti all'ordine del giorno oggi per quello che riguarda gli studenti, perché è un rischio concreto che tanti studenti decidano di non proseguire nel loro iter scolastico. Questo obiettivo molto grande che ci siamo dati, di cercare di lavorare per fare tutto il possibile perché le scuole avessero più strumenti a disposizione per cercare di fornire supporto ai ragazzi perché questo non avvenisse, è un progetto che in qualche modo si è realizzato partendo subito con una difficoltà peculiare, perché gli interventi di questo progetto erano stati tutti pensati prima del Covid, e proprio nel momento in cui il progetto sarebbe dovuto partire e avrebbe cominciato la sua attuazione, c'è stata la pandemia da Covid, e questo da un lato ha costretto a ripensare alcune attività, alcune anche a rallentarle necessariamente, perché nelle situazioni di lockdown non era semplice ovviamente portare avanti alcuni degli interventi che erano stati pensati prima, ma ha consentito anche di lavorare in un momento di grande fragilità di tutti noi e quindi sicuramente anche degli studenti del mondo della scuola, avendo già pronti una serie di strumenti e di canali dedicati al supporto che poi si sono rivelati molto, molto importanti. Indubbiamente l'emergenza Covid ha influenzato parecchio le ragazze e i ragazzi in età scolare. Ha influenzato il modo di vivere, ha influenzato il modo di relazionarsi, ha influenzato il modo di studiare, ha influenzato il modo di essere, purtroppo. Cioè è entrato nel midollo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, rendendoli talvolta anche insicuri, insicure piuttosto che in difficoltà rispetto all'aspetto sia scolastico sia di rapporto. Quello che a mio avviso è più evidente è la mancanza in alcuni casi della capacità di rapportarsi e non ultima il senso di vuoto, di panico, che già era abbastanza diffuso precedentemente, crisi di panico e crisi di, diciamo di agitazione, ne avevamo già molte anche prima, ma sono cresciute tantissimo in numero. Io credo che quando vogliamo parlare del progetto Extragram dobbiamo riflettere su alcuni elementi di sfondo che caratterizzano la scuola in questo momento e che caratterizzano anche la nostra scuola, il liceo Amaldi, in questo momento. Il primo di questi è certamente una percezione della scuola come ecosistema. Quando uso questa espressione intendo dire che noi dobbiamo guardare alla scuola non come un sistema di atomi operativi affiancati, ma un sistema vero e proprio, nel senso una realtà fatta di interazioni fra livelli diversi. Chiaramente il primo livello è il singolo individuo, no? Sia esso uno studente o un docente, poi c'è il livello della classe, c'è il livello della scuola, c'è il livello della società in cui la scuola è inserita, c'è il livello della cultura che caratterizza questa società e c'è anche la dimensione delle trasformazioni che si producono in tutti questi sistemi in funzione del tempo. Quindi un'ottica sistemica che guarda la scuola deve tenere conto contemporaneamente della varietà e della complessità di questi livelli e delle modalità con cui interagiscono gli uni con gli altri. Quindi questo porta noi operatori della scuola a fare i conti con una realtà veramente molto complessa e molto stratificata. Una scuola che voglia essere tale da prevenire per quanto è possibile la dispersione, deve essere innanzitutto, dal nostro punto di vista, una scuola inclusiva.
Una scuola inclusiva è una scuola che non soltanto non cerca di cancellare ciò che caratterizza la diversità delle persone, no? Quindi diversità o differenza, insomma, che passa attraverso mille canali, insomma, le proprie origini, la lingua che si parla, la cultura, la propria condizione socio-economica, la visione del mondo, no? Insomma, tantissime cose. Ma una scuola inclusiva è quella che parte da questa diversità per costruire dei percorsi di tutti e di ciascuno, insomma, come si diceva tanti anni fa. Sicuramente due tipi di attività sulle quali vorrei soffermarmi sono da una parte il modo in cui Extragram ci ha consentito di potenziare i percorsi di recupero degli studenti e dall'altra sul modo in cui Extragram ci ha portato la possibilità di attuare dei laboratori di tipo artistico-espressivo. Ci tengo a tenere insieme queste due prospettive perché effettivamente ritengo che da una parte il potenziamento della dimensione artistico-espressiva e quindi della dimensione emozionale non cognitiva della persona, dall'altra i corsi di recupero, quindi il potenziamento della dimensione cognitiva, debbano andare di pari passo, no? E in qualche maniera Extragram ci ha consentito di procedere proprio di pari passo. Da una parte, creando soprattutto intorno a un laboratorio teatrale delle attività che hanno favorito l'inclusione in quanto aperte a tutte, anche alle persone con diversa abilità o con disabilità, come potremmo dire, dall'altra perché ci hanno fornito un sostegno ulteriore a quello che sono i percorsi di recupero che la scuola normalmente attua, nel senso che tutte le scuole, insomma, come è noto, fanno corsi di recupero. La possibilità di avere un sostegno aggiuntivo da parte di Extram ci ha permesso di selezionare con maggiore precisione le persone che erano portatrici di bisogni altrettanto specifici e precisi e di creare nei loro confronti delle attività ad hoc, cosa che non avremmo potuto fare se il percorso avesse avuto quel livello di massificazione cui ci costringono le risorse con cui normalmente noi tendiamo a operare. Questo ha significato per i ragazzi avere delle opportunità in più di recupero e soprattutto avere un ascolto maggiormente personalizzato anche nella forma dello sportello, che è l'erogazione di un servizio di sostegno e recupero totalmente individualizzato. Il progetto Extragram ci ha permesso di realizzare degli sportelli specifici per le materie ostiche che hanno avuto inizio il 27 febbraio e sono andati avanti fino al 9 maggio del 2023. A differenza degli sportelli che noi già come scuola offriamo, abbiamo scelto di dedicare queste ore in modo specifico ai ragazzi che avevano delle difficoltà, soprattutto nel biennio, proprio per evitare il rischio di dispersione. I ragazzi sono stati contattati dai coordinatori che hanno offerto questa possibilità e anche io mi sono occupata un po' di girare per le classi spiegando di cosa si trattava. E le materie che abbiamo scelto di affrontare sono state italiano, matematica, scienze umane, diritto ed economia, inglese ovviamente. Perché appunto ci sembrano quelle nelle quali i ragazzi spesso hanno più difficoltà, soprattutto nel passaggio dalle medie al liceo. Il riscontro è stato molto positivo. In tutto hanno partecipato circa 50 ragazzi e ragazze. Il progetto Officinema è un laboratorio che, come dice il nome stesso, mette insieme cinema e officina. Officina è intesa come un luogo in cui a livello artigianale si effettuano delle lavorazioni, ma anche officina rimanda un po' a quell'idea del luogo in cui gli artisti si incontravano per realizzare dei manufatti d'arte. Ecco, noi abbiamo cercato di ricreare questo ambiente artigianale a scuola, al pomeriggio, al venerdì. Infatti poi i ragazzi hanno ribattezzato i venerdì di Officinema, dalle 2:30 alle 4:30 per parlare di cinema e di audiovisivo. Qual era l'obiettivo di questi incontri? Innanzitutto di rendere i ragazzi e le ragazze non solo spettatori passivi del cinema, ma dei conoscitori di linguaggi e soprattutto dei meccanismi di comunicazione,
quindi non solo quella verbale, ma anche quella per immagini attraverso i suoni, ma soprattutto realizzatori attivi di brevi opere. E durante questi incontri, in genere il tempo veniva diviso in due blocchi. Abbiamo detto erano 2 ore. Nella prima ora si faceva la parte, diciamo, più teorica, anche se poi in realtà era più un dialogo e un confronto. E in questa parte hanno partecipato e collaborato anche esperti esterni, grazie ai mestieri del cinema, che è il progetto attivato dal Comune di Alessandria, per cui i ragazzi hanno potuto conoscere dei registi, dei direttori di produzione, dei direttori della fotografia, degli storici del cinema, dei critici cinematografici. All'interno del progetto Extragram, ampio spazio è stato dedicato al supporto psicologico. Questo perché è proprio dimostrato come dietro la dispersione scolastica spesso ci siano condizioni di disagio psicologico, di disagio legato più al contesto familiare, oppure problematiche che riguardano la sfera sociale, quindi difficoltà ad ingaggiarsi in modo positivo con il gruppo di pari e a tessere delle relazioni positive e significative. Anzi, possono sorgere problemi che possono riguardare bullismo o altre forme di discriminazione, di disaccordo. Stessa cosa può capitare, ad esempio, con i professori, quindi la difficoltà, soprattutto nel passaggio tra scuole medie e scuole superiori, rispetto a quello che è il nuovo sistema di voti, il nuovo grado di impegno, la prospettiva anche di una costruzione del proprio futuro. Quindi questo spesso è un momento molto delicato in cui i ragazzi e le ragazze possono un po' perdersi, soprattutto quando c'è un confronto con docenti che iniziano magari ad avere certe pretese e insomma anche con modalità più o meno autoritarie, più o meno calorose, possono ecco non riuscire proprio ad ingaggiare il ragazzo o la ragazza, e quindi questo può portare anche a un vissuto di disagio e quindi strategie di evitamento. Possono inoltre sorgere anche delle problematiche individuali legate più ad esempio a un'autostima bassa, che quindi non permette alla persona di lavorare ad esempio sulla fatica, sulla difficoltà per migliorare ad esempio il rendimento scolastico o comunque superare degli ostacoli proprio per arrivare a un risultato positivo, mancando questo senso di fiducia in sé, nei professori o nei compagni e compagne di classe, ecco che il contesto scolastico rischia di diventare un contesto non piacevole e quindi da evitare. Allora, il bello della peer education sta proprio nella metodologia tra pari. Lo scarto d'età tra te e l'altra persona è molto basso e questo crea una sorta di vicinanza con il tutorato, quasi una fiducia nei confronti appunto del tutor, di chi ti sta educando. Life skills e soft skills spesso vengono quasi date per scontate, soprattutto perché si tende a preferire più le cosiddette competenze tecniche, ovvero le hard skills. Per fortuna ci si sta muovendo appunto in ambito educativo ad un avvicinamento alle competenze sociali e relazionali, come ad esempio la capacità di mantenersi informato, l'abilità di instaurare una discussione costruttiva o anche solo la semplice abilità nell'ascoltare il proprio interlocutore. I laboratori che abbiamo potuto condurre all'interno degli istituti che si sono coinvolti all'interno del progetto hanno avuto la finalità di creare dei luoghi in cui i ragazzi e le ragazze potessero sentirsi nella possibilità di avere un tempo lento per imparare ad ascoltarsi, imparare ad ascoltare nello specifico il proprio corpo, quindi allenare un po' quella competenza somatica per entrare in contatto con quegli aspetti emotivi, ma anche proprio fisici, che fanno parte del nostro modo di stare dentro la relazione.
Ovviamente all'interno della scuola ci siamo concentrate sulla possibilità di stare all'interno della relazione del gruppo classe, ma anche della relazione con i professori, con il corpo docenti. Quindi quello che abbiamo sviluppato è stato proprio un percorso con delle esperienze di gruppo in cui poter fare esperienza di stare nel gioco serio, come appunto ci ricorda anche Bateson, e far sì che ciascuno di loro potesse entrare a sperimentare i propri confini, a sperimentare il proprio desiderio di entrare in relazione con l'altro o con l'altra, ma anche la possibilità di scoprirsi capaci e competenti di riconoscere i propri funzionamenti emotivi, le proprie dinamiche emotive, il proprio stare nella contrazione o nell'apertura e quindi poterlo anche avere maggiore inconsapevolezza, maggiormente inconsapevolezza, in modo da arricchire la relazione con l'altro, anche per sentire che il gruppo può diventare meno minaccioso. Quindi meno giudicante, meno limitante, anche in relazione alla performance di studio, ma anche al contesto di vita all'interno della scuola. I feedback che abbiamo avuto dai ragazzi sono stati proprio in linea con questo, cioè loro hanno dichiarato di essere stati molto felici di poter avere un'esperienza del genere all'interno dell'ambiente scolastico. Le azioni che l'Associazione Cultura e Sviluppo ha svolto all'interno del progetto Gettoni per Crescere del bando Extragram, al di fuori degli istituti scolastici coinvolti, prendono avvio da un'idea, una concezione che i ragazzi e le ragazze con le quali abbiamo lavorato debbano essere considerati da un punto di vista olistico, debbano essere visti a 360 gradi. In quanto inseriti all'interno di non solo un sistema scuola, ma anche e soprattutto all'interno di un sistema famiglia e di un sistema sociale, di un tessuto sociale nel quale sono nati e cresciuti fino ad oggi.